Eccoci a questa nuova serie della Chiappa Ospiti versione 2020. In questa puntata abbiamo veramente l'onore di ospitare due tra i più grandi combattenti del Golfo di Gaeta e non solo. Abbiamo in studio il maestro di Defense Fight, ecco perché io sto imparando adesso, che è... viene qui dalla capitale, possiamo sì, dirlo. Sì, anche appositamente è un onore per me essere qui. Enzo Di Pasquale, grazie. Benvenuto. Un'altra combattente, questa volta che rappresenta il gentil sesso, che è di minturno, possiamo dirlo, Alessandra Di Porzio. Salve a tutti. Allora, mi fa piacere esplorare questo nuovo mondo per me, se ne ho solo sentito parlare. Adesso avere due rappresentanti mi mette un po' in difficoltà, però... Mi sono preparate alcune, vi terrò anche un po' sulle spine perché vi farò delle domande per vedere se voi siete preparati. Allora, tu sei nato a... Diciamo, sono originario lucano di Matera, però figlio adottivo, tra virgolette, di questa zona che amo tanto da 32 anni, quasi 33 anni. E questo ci onora perché, ecco, come detto prima, sei, ci hai raggiunti proprio approfittando di un Sì, momento di pausa della tua assolutamente. attività. Qui a Telegolfo. Allora, tu so che hai iniziato sui 20 anni a approcciarti al pugilato, no? Al pugilato proprio qui a Minturno ho iniziato io nel lontano 1987. Quando c'era la famosa La palestra lì. Vabbè, palestra di Dimaso, esatto. poi ne parleremo magari. Peccato che poi queste realtà finiscano. Sì, dipende da tante situazioni, naturalmente. E poi sei arrivato al secondo posto al campionato regionale Lazio, Sì, addirittura in questo sì. sport. Insomma, le davi. All'epoca, beh, diciamo che si davano e si prendevano anche, perché è giusto che sia così, perché altrimenti non impari e non cresci mai. E nel lontano 88, se non erro, inizio 89, andammo a disputare dei match per il titolo regionale al Palaeur, all'epoca si chiamava, a Roma, arrivando poi secondo. Poi fino al 2005 hai praticato arti marziali Aikido. L'Aikido, esatto. Aikido. Allora, questo Aikido lo dico anche per chi ci segue, perché non tutti conoscono quest'arte giapponese, è un'arte che io so che si fa sia con le mani sia con le armi, però bianche. Assolutamente. Il Budo, correggimi se sbaglio, che sarebbe poi la via marziale, no? Diciamo che sì, Tu poi. l'Aikido è la via, Aikido proprio vuol dire la via dell'unione e dell'armonia. È una disciplina marziale che racchiude in sé il meglio del meglio, nel senso trasmette quello che è la non violenza, come tutte le discipline dovrebbero essere di arti marziali. A volte però si. Però a volte c'è chi ne fa un uso non adatto a Non quello che è appropriato. non appropriato, Poi esatto. c'è con il Ken. Il Ken sarebbe il bastone, esatto. E poi il tantò, Tantò, che è il esatto. pugnale, Ken, vedi tantò che è che il ho studiato, ma pugnale. mi rimarranno, Complimenti, eh. ecco. E chi pratica Aikido si chiama Aikidoka. Aikidoka, Ok. esatto. E si usa il famoso gonnellone nero che è la Che kama. vediamo in tanti cartoni Tanti animati, cartoni no? animati, Ecco, invece, quella è la è la realtà. È realtà. uno dei maestri, diciamo, tra i più conosciuti a livello di cinema, a livello di cinematografia, è proprio Steven Seagal. Lui è ottavo dan di Aikido. Adesso qualche domandina, Alessandra, l'abbiamo fatto un po' rilassare, no? Tanto è una chiacchierata tra amici, come puoi vedere. Tu sei la responsabile trainer, sei vero? Lo è, Che certo. Sì. significa trainer? Istruttrice. Ecco, ha avuto un buon maestro, Esattamente. Enzo. Sì, è lui che mi ha formata. Io ho Oh. iniziato proprio con lui. E poi sei diventata responsabile nazionale del settore antiaggressione femminile, Sì. Delta Team Force. Questo è il Esatto. vostro, il gruppo si chiama così. Sì, Delta Team, sì. Delta Delta Team. Team. Allora, tu invece, la tua carriera sportiva, quando inizia? Nel 2002. 2012, perdono. Ecco, 2002 saresti Succede. troppo vecchia. In effetti sì. Ecco, è sotto la guida del maestro Enzo Di Pasquale. Poi, proprio nel 2012, tu diventi responsabile innanzitutto della provincia di Latina, nel settore femminile. E nel 2013 poi regionale. Sì. Sì.
A tappe. Cioè, giustamente si fa carriera, no? Piano piano. Hai partecipato e organizzato eventi proprio e manifestazioni contro la violenza sulle donne. Assolutamente. Ce n'era uno in particolare, era Se ti picchia non ti ama. È uno slogan, sì, è importante per tutte le donne sapere che chi usa violenza su di te non ti ama. L'amore non è violenza. A te mai è capitato, insomma, di doverti difendere? No, Non lo possiamo dire. fortunatamente. Se qualcuno l'ha presa, l'ha presa, no? Segreto professionale. È giusto. Poi, dopo tu hai un diploma di assistente tecnico, Sì, prima di diventare istruttrice, sì. poi istruttrice, e hai tenuto corsi di defense fight anche qui in zona, Formia, Sì, in Minturno, diverse palestre. Castelforte, Cellule. Insomma, sei un volto noto. Nella zona, sì. Ma quando la gente ti incontra per strada, che cambia strada oppure No, cerca di accattivarsi le tue assolutamente. simpatie? Assolutamente la seconda. Va bene, poi scopriremo ancora di più su di te. Adesso torniamo un po' al tecnico, no? Allora, ci sono molti Aikidoka italiani importanti, Beh, insomma. diciamo ci sono varie associazioni che racchiudono parecchi personaggi italiani, sia a livello proprio di notorietà, ma anche di sconosciuti che amano questa disciplina. Ma si relazionano con i Sì, maestri giapponesi? assolutamente. Noi, quando io praticavo l'Aikido, nel periodo primaverile di marzo, facevamo proprio lo stage di primavera dove venivano i maestri Kawamukai e Tamura dal Giappone. Insomma, il rapporto è stretto perché Molto non si stretto, sì. può poi pretendere di andare avanti da solo, si ha sempre da imparare C'è in sempre, queste non si finisce arti. mai. Quando uno è arrivato, deve dire non sono arrivato, ma inizia di nuovo un percorso nuovo. E i nuovi che rapporto hanno con il proprio insegnante italiano? Cioè, tra virgolette, si fidano, non essendo proprio, diciamo, giapponese al 100%, cioè, riuscite voi maestri a trasmettere ai vostri allievi al 100% tutte le qualità Dipende, da. dipende proprio dalla serietà e dalla professionalità di quello che trasmette il maestro. Io non insegno Aikido, io faccio nozioni di Aikido, ma la mia disciplina è sport da combattimento. È normale che comunque quando hai uno o più corsi dove vengono dei ragazzi di tutte le età, uomini e donne di tutte le età, devi essere anche carismatico, comunque devi trasmettere un qualcosa di serio, perché altrimenti quello che stai facendo, quello che stai dicendo si perde nel tempo. Per quello mi avvalgo di amicizie importanti che mi affiancano quando organizziamo degli stage, anche ultimamente proprio qui in zona, a marzo dell'anno scorso, abbiamo organizzato un evento con Giovanni De Carolis, campione del mondo di pugilato. E prossimamente vedremo, ci sarà un qualcosa proprio con Carlo Pedersoli Junior, che è un campione di MMA. Hai promesso di portarcelo, Assolutamente sì, ogni promessa è debito, insomma. eh? Ecco, insomma, tu insegni, ecco, tutte queste tecniche, cioè l'allievo poi acquisisce anche una padronanza di se stessi seguendo alla lettera i tuoi insegnamenti in questo caso. Sì, perché in noi c'è anche un risvolto psicologico, è normale che non devono portare al di fuori della palestra la violenza. Cioè, non vuol dire che non è che quello che imparano in palestra vanno fuori e commettono atti di bullismo, bullizzano oppure usano violenza per far vedere che loro imparano una disciplina. Non è così perché sono i primi proprio ad essere cacciati via dalla palestra. Questo è anche il defense fight, la stessa cosa, Assolutamente, no? assolutamente, assolutamente. Allora io penso, come ho sentito anche dire, che per cambiare poi il mondo bisogna cambiare se stessi, cioè avere padronanza di sé, dei suoi atteggiamenti, anche delle loro potenzialità, perché a volte non riuscendo, secondo me, a controllare la propria forza, si rischia di fare dei danni, Diciamo anche anche irreparabili a volte, irreparabili. perciò bisogna avere un autocontrollo. Ecco perché si lavora molto anche sull'autocontrollo. Tu sei anche un esperto di Krav Maga, no? Sì, Krav Maga l'ho praticato per tanti anni e diciamo che comunque è anche una disciplina abbastanza importante perché viene dagli ambienti militari israeliani. Ecco, visto che hai nominato Israele, chi ha fondato questo Krav Maga? Imi Lichtenfeld, negli anni 40, voglio dire. Che era un ebreo ungherese chiamato dallo Stato di Israele per cercare di trovare di formare una disciplina che fosse importante e risolutiva. Hai risposto benissimo, vede che sei un professionista, eppure non ci No, siamo messi si può anche d'accordo. sbagliare.
Va bene, no, mi fa piacere che poi era detto Imi, come... Imi perché il nome è Lichtenfeld. lungo, era Imi, proprio impronunciabile. Imi si chiamava. Io, a me risulta Imre Emerick Sì, Lichtenfeld. vabbè, però Ah, Imi Imi ci era siamo a subito, livello. insomma, sì, esatto. Ma il Krav Maga è un'arte marziale? Diciamo che il Krav Maga racchiude all'interno tutte le discipline che esistono di arti marziali, di sport da combattimento, però prende il meglio del meglio, il resto, il superfluo va via, non serve, perché bisogna risolvere il problema immediatamente. Alessandro, possiamo chiedere sempre che tu sei pure un esperto di Krav Maga, no? È vero che si attaccano solo le parti sensibili quando Sì, si... tutte quelle zone che non possono essere rafforzate attraverso un allenamento, come per esempio può essere l'addome. Noi colpiamo occhi, carotide, genitali, tutti i punti vitali che Cioè ci che basta una permettono. botta e finisce lì, Sì. se si calma l'altra Sì. persona. Ci sono delle versioni proprio adatto alle donne e bambini di questa C'è disciplina. proprio il settore antiaggressione femminile, di cui io sono la responsabile, che appunto mette in atto tutte quelle tecniche che permettono alla donna di potersi salvare in caso di pericolo. L'insegnate anche agli operatori di sicurezza queste Sì, tecniche? Assolutamente. Avete tante persone che vi seguono, specialmente donne e bambini? I Fortunatamente sì. Vabbè, bambini poi si divertono, no? Perché insomma, vedono mettere in ovviamente. pratica ciò che magari qualcosa vedono nei cartoni Beh, animati. diciamo che per il bambino diventa una situazione ludica, deve Esatto. essere un gioco per quel Però momento, però piano piano lo si porta a far capire che comunque sì, è un gioco, è un divertimento, ma che allo stesso tempo deve iniziare a rafforzare il come tutte carattere. le cose, allora è meglio iniziare da bambini, così si Certo. cresce con le varie discipline, anche con la musica, con lo sport, eccetera. Allora, nel 2010 nasce la Delta Team. Sì, L'idea è prima con un venuta sempre al altro maestro, vero? Tu sei diciamo, venuta dopo. beh, diciamo da me e dallo staff, perché Alexandra fa parte anche, diciamo, dello Quanti siete staff. nello Nello staff? staff siamo 7-8 persone, tra cui il manager, quello che si occupa del servizio stampa e poi i vari Beh, una responsabili. vera Sì, struttura, però una vera struttura, non è una esatto. cosa inventata al No, momento come di assolutamente no, solito assolutamente no. si fanno. Ma tu hai preso pure un premio nel 2010? Sì, Best Master, Best Fighter, insieme ad altri atleti per meriti sportivi. C'entra qualcosa il CONI? No, no, in questo caso no. Il CONI l'ho preso io dal CONI Ah, sì, è nel vero. 2016. Ho visto, nel 2016 hai avuto questa Sì, una benemerenza, insomma, benemerenza proprio. sportiva dal CONI Basilicata, esatto. E poi vediamo un po' che possiamo chiedere ad Alessandra. Io qualche cosa ho carpito. Abbiamo visto delle foto passare. Hai fatto anche bodybuilding all'inizio? Fitness, sì. Ci Fitness con buoni risultati? provo almeno. Ancora continui? Vabbè, Assolutamente, sì. Non poi si smette mai di migliorare. ci farei sapere i prossimi eventi se non ce Se n'è in farò qualche programma. Ecco gara, vi terrò informato. così, insomma, e poi è anche piacevole vedere, vediamo adesso qualche foto che passa, una bella ragazza che Grazie. cura anche oltre il fisico, anche la mente, perché non è solo apparenza, come stiamo capendo da questa nostra chiacchierata. Assolutamente. Allora, che cos'è secondo te la disciplina nell'ambito sportivo, È in una questo filosofia caso? di vita. Ti insegna a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, soprattutto per noi donne. Nel senso che non si smette mai di imparare, no? Mai. E come vedi al giorno d'oggi, insomma, questi ragazzi anche della tua età che non hanno più dei punti di riferimento, ecco, non hanno più uno sport che amano, una musica che amano, un po' sono allo sbando, no? Sempre con questi C'è una cellulari. crisi di valore molto, molto brutta tra noi giovani. Un messaggio che Lo potresti. sport ti permette di seguire la retta via. Ecco, allora è un invito anche a conoscerti. So che tu non sei nemmeno fidanzata, vero? No. L'ho buttato, ci ho azzeccato. Come mai? Non mi vuole nessuno. Sei pericolosa, no? Avremo la fila qua fuori tra un po' Grazie. allora. No, è un'occasione proprio per avvicinarsi, ecco, lo dico alle donne, alle ragazze,
per imparare qualcosa, per autodisciplinarsi, per capire che, come hai detto te, nella vita non si smette mai di imparare, avvicinarsi anche a questo sport che non è soltanto sport, ma anche una filosofia. Vero, maestro? Assolutamente sì, deve essere una filosofia, altrimenti non riusciamo a insegnare e trasmettere quelli che sono i veri valori. Purtroppo, torno a dire, a volte si accosta sempre questa disciplina, ecco, abbiamo parlato un po' di quelle giapponesi, ma anche del defense fight, ad essere una disciplina che attacchi, no? Invece è una disciplina che difende e tende a camminare sicuri per strada quando in determinate ore della notte. E allora noi dobbiamo sfatare questo modo di dire che stiamo facendo capire, anche perché voi siete, ecco, due persone tranquille, che non mettono ansia, no? Eppure fate uno sport, tra virgolette, che usa anche la forza. Però la forza è anche l'intelligenza, perché come diceva anche Alessandra prima, invece sta lì a scazzottarsi come hai fatto te, Enzo, nel passato, per conquistare magari un titolo, basta un colpo ben assestato. Il problema è risolto. Allora noi invitiamo, ecco, le donne qui del territorio che seguono questa trasmissione ad avvicinarsi. Come possono contattarvi? Guarda, possono tranquillamente contattare chiunque, qui parliamo della zona nostra, qui di Minturno e dintorni, possono tranquillamente contattare Alexandra, la trovano sia sulle pagine Facebook che Instagram, Alexandra Di Porzio, e possono contattarla tranquillamente. Abbiamo comunque in progetto, in cantiere, infatti proprio con lo staff in questo periodo stiamo lavorando per dei progetti importanti che avremo sia qui in zona che in Italia. E quello che dicevo prima, poi più avanti vedremo il personaggio che porteremo qui nella zona nostra di Minturno. Allora, Alexandra con la X, come mai? Una tua scelta o proprio il tuo nome? Piaceva a mia madre, è Ah, particolare. bene. Allora è facile da trovare sul Sì, contatto Facebook Alexandra Di semplicissimo. Porzio per qualsiasi informazione, anche curiosità. Allora, il Defense Fight nasce da poco, insomma, un paio d'anni più o meno. Sì, diciamo che nasce proprio 2 anni fa, volutamente per tanti motivi, anche perché all'interno della nostra disciplina ci sono più sport da combattimento. Abbiamo inserito proprio il pugilato, dove insegniamo delle nozioni, noi non insegniamo pugilato, ma nozioni di pugilato, Aikido, nozioni di Aikido, e poi ci abbiamo messo, grazie agli amici Petersoli e De Carolis, anche l'MMA. Poi spieghiamo, che Pedersoli, chi è in effetti? Carlo Pedersoli Junior è il nipote del grandissimo attore Bud Spencer. Ecco, lo Siamo, voglio diciamo dire, per chi siamo in magari. ottimi rapporti, siamo grandi amici, insomma, e collaboriamo insieme il più delle volte. E una promessa che ti ho fatto qualche giorno fa, lo porterò qua negli studi di Telegolfo, appena riusciamo ad organizzarci. Va bene, allora, tu dal 2016 sei responsabile alla difesa personale e tattica per la squadra operativa di supporto, cioè hai Sì. insegnato anche a unità Sto antiterrorismo insegnando, stai infatti nel insegnando a 2016 è nata questa unità antiterrorismo dei carabinieri che si chiama la Squadra Operativa di Supporto e insomma con onore e orgoglio insegno a loro quello che è la difesa personale, i vari movimenti anche critici, insomma, come riuscire a uscirne fuori da un contesto delicato. Bene, oltre a Carlo Pedersoli, poi quanto capita il Giovanni De De Carolis, Carolis anche, ti certo, come farebbe no? piacere proprio per parlare anche di pugilato, no? Guarda, appena adesso è stato chiamato per essere dovrà combattere per il titolo europeo, a breve si saprà quando. Allora, anche tu lancia un messaggio per i ragazzi, per i bambini, magari purtroppo. Molti genitori spingono i loro bambini a fare calcio, no? Perché vedono questi grandi nomi che hanno bellissime ragazze, tanti soldi, poi però il sogno finisce, no? Perché se non si riesce a sfondare, tra virgolette, sì, c'è anche una delusione sia per il bambino che per i genitori. Invece, ecco, avvicinandosi alla vostra specialità, Allora, invita i bambini e i certo. genitori,
che non c'è soltanto il calcio o qualche altro sport. Allora, benvenga tutto lo praticare qualsiasi sport purché sia pulito e onesto. Questa è la prima cosa in assoluto. Il mondo del calcio, quello che hai detto tu prima, è un mondo bello, sì, fatto tutto, vi si vive sugli allori, ci mancherebbe bellissimo, però a un certo punto finisce con l'avanzare del tempo, dell'età finisce. E quello che invece cerchiamo noi è di far avvicinare, ecco, i bambini, i ragazzi, le donne in modo particolare. Perché? Perché il momento critico, i dati statistici parlano chiaro, cioè c'è una situazione critica di violenza oggigiorno che ci circonda e in qualche modo sapersi difendere è anche importante e mettere in difficoltà l'aggressore. Perciò noi non trasmettiamo violenza, non l'abbiamo mai fatto, non lo facciamo, non lo faremo mai. Noi trasmettiamo serietà, sport e professionalità. Perciò avvicinarsi quando ci sono degli eventi, iniziano dei corsi, provare. Poi può piacere o non piacere, però avvicinatevi. Ecco, comunque è una cosa che ti rimane dentro, Esatto. come dicevamo prima, essendo una filosofia, oltre che un difendersi dagli attacchi brutali, aiuta a crescere in modo particolare i bambini. Però invece, Alessandra, tu oltre a fare questo tipo diciamo, di lavoro, qualche hobby che non c'entra niente, che fai nel tempo Palestra, libero? sport, leggo. Leggo Canti. parecchio, Io so che canto. canti, no? All'occorrenza. Vedi? Cioè riesci a dedicarti a 360, cioè non ti annoi mai, risulta che No, sei sempre assolutamente, super sono sempre impegnata, attiva. Sono una persona canti in attiva. Il qualche gruppo, coro, coro della chiesa. Tufo. quale chiesa possiamo dire? A Tufos. Sì. Com'è la chiesa di Tufos? San San Leonardo. Leonardo. Ecco, allora salutiamo tutti gli amici del coro di Certo. San Leonardo, E di li Tufo, che invitiamo ad avvicinarsi sicuramente. e a praticare con noi, Vabbè, io penso eh? che Alessandra sicuramente stia lì A a divulgare. divulgare, no? Perché tu non perdi l'occasione No. per parlare di questo sport, e in modo particolare ai giovani che ci sono e alle donne. Allora, tu quando insegni alle donne, vedi che imparano subito oppure sono, come si dice, di coccio, un po' restie Vabbè, ogni persona è a sé, c'è chi apprende subito, chi ha bisogno un po' più, però l'importante è continuare, essere ostinati, seguire un percorso definitivo. Ma non è che magari all'inizio vengono in 20 e poi ne rimangono in 2? No, Non assolutamente. si arrendono, no? No. Sarebbe un peccato perché insomma tu trasmetti anche grinta, penso che quando ti vediamo così dolce, tranquilla, tutta preparata, no? Invece poi quando sei lì sul tuo terreno È un'altra è cosa. un'altra cosa lì. Sì, Un'altra diciamo che cosa. lei entra nel personaggio, è un'ottima insegnante, un'ottima Grazie. istruttrice, un ottimo tecnico e quando trasmette veramente quella che è la vera disciplina. Vabbè, questo detto da te vuol dire che hai travasato un po' tutte le tue esperienze e sono state ben recepite. Assolutamente, penso di sì, Ma insomma. Come diciamo, Enzo, quando si arrabbia, com'è? Non mi si vedi arrabbia adesso, uguale. uguale? Uguale, sì. Faccio in modo che tutto scivola, anche se qualche volta è duro da ingoiare. Qualunque cosa può essere la situazione della vita che ti arriva, dalla cosa bella alla cosa brutta, alla situazione un po' critica, cerchi comunque di affrontarla nel migliore dei modi, senza cercare Ma ti è mai di capitato farsi. invece di reagire in modo Beh, non lo diverso? nascondo, è capitato sì in un paio di occasioni, però una volta mi sono fermato in tempo, un'altra volta sono stato costretto a fermare il contesto. Vabbè, come anche il Papa ha perso le In staffe, no? E effetti, in l'abbiamo effetti visto poi proprio non si ieri, può, voglio non si dire. può essere sempre calmi, ci sono dei Esatto. momenti in cui, come si dice, il secchio è colmo e allora si reagisce in modo un po' come non si Come se dovrebbe. uno non vuole, è Però certo. l'importante è poi chiedere scusa, no? Quella è l'umiltà della persona, è proprio quella, chiedere scusa. Allora, sembra che abbiamo detto tutto, ci siamo. Proprio tu che fai poi nel tempo libero, se hai del tempo libero? Canto in chiesa e leggo pure io, no scherzo. No, Sarebbe diciamo che ho uno scoop, dunque. no, vari hobby, nel senso che mi piace comunque sì, leggo molto anche io, mi piace questo farlo. Quante Nel ore tempo al giorno ti libero, alleni? diciamo che va dalle 3 alle 4 ore al giorno, quando non sono in fase addestrativa per i corpi speciali, quelle 3-4 ore al Ma il tuo giorno. allenamento poi in che consiste?
Diciamo che si parte dalla pesistica all'allenamento di fiato, corsa, bisogna fare, mantenersi sempre in forma, perché poi quando devi affrontare degli stage, come facciamo noi un po' in tutta Italia, o delle situazioni particolari, devi essere pronto. Può capitare che ti alleni con una musica di sottofondo? Sì, quasi È sempre, consigliato? assolutamente sì. Che tipo di musica? Diciamo che dipende dalla musica che ti piace. Io amo molto, sono un fanatico della musica anni 80. In effetti ascolto quella che è la musica rock degli anni 80. Poi non ti nascondo pure che le colonne sonore dei vari Rocky, non per Vabbè, quelle emulare, che ci caricano un mancherebbe, po'. però caricano, ecco, danno un po' di carica. Poi c'ho un amico carissimo che è un cantante famoso degli anni 80, Dan Harrow, che ha partecipato anche Ho all'Isola dei visto che c'hai Famosi. pure qualche foto Sì. con lui, sì. E diciamo che con lui c'è un rapporto di amicizia abbastanza profondo, ogni tanto mi manda dei messaggi quando sa che devo partecipare a delle situazioni, mi manda dei messaggi di incoraggiamento e questo fa piacere. Allora, ogni momento in cui ti alleni ha bisogno di una musica diversa, poi Beh, dipende. certo, è normale. Invece, Alessandra, tu che ascolti, se ascolti musica Certo, durante i tuoi ascolto musica. allenamenti. Assolutamente, in palestra un po' da old school, da rap da strada, Eminem, 50 Cent, che danno adrenalina. Eh beh, vedi, ognuno poi ha un modo di carpire le emozioni che trasmette la musica. Tu quante ore al giorno ti alleni? Mi alleno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, da un'ora e mezza a tre. Ma c'è una dieta particolare per questi allenamenti? No. Perché vedo che il fisico mangi niente. No, no, mangio sano. L'importante è mangiare sano. Ecco, consiglio Enzo su cosa mangiare. Guarda, non fare assolutamente il fai da te, rivolgersi sempre a un professionista, naturalmente a un nutrizionista sportivo, dopodiché non fare uso di nulla, proteine vanno bene assolutamente, cioè bevande energizzanti, quelle vanno bene, per il resto seguire sempre un professionista. Cioè, perché molte volte vediamo vendere da personaggi senza scrupoli tutti questi bibitoni che poi non servono a Non servono niente, assolutamente a nulla, no? assolutamente. Serve soltanto allenamento e una giusta alimentazione. Basta. Segui Da essere seguito da un trainer, da un nutrizionista professionista in gamba, per il resto va bene. anche per questo possono rivolgersi a voi anche con i social per Come chiedere a no, chi certo. rivolgersi. Assolutamente. Io penso che stasera abbiamo sistemato pure Alessandra. Contattatele Bene, ben venga, lo spero per lei, sono contento direttamente per lei. oppure la nostra trasmissione perché è un peccato, insomma, Merita, lasciarla, merita. merita. E anche perché quando Grazie. uscite con lei, se qualche ragazza dà fastidio all'eventuale tuo ragazzo, ce le prende sicuramente, stai in No. una botte di ferro. No, perché abbiamo visto la foto che poi ci ha inviato, no? Che sta lì. In posizione di guardia. Pensavo che stessi attaccando, No, invece assolutamente. Il sei esperto. messaggio è quello di calmiamo, cerchiamo di parlare, non arriviamo allo scontro diretto. Se poi vedo che l'aggressore continua, non si ferma, allora in quel punto Ma attacco. se l'aggressore è uno grosso, 1,90. Non c'entra nulla, è la tecnica. La tecnica vince sulla forza. Basta uno di quei colpi in posto, va bene? Beh, diciamo che pure quello di 1,90 che peserà 150 kg, c'è già in Italia anche lui, voglio dire. Esatto. Ecco In perché qualche poi i modo. giapponesi hanno scelto questi organi, le parti Certo. sensibili Beh, diciamo più che giapponesi, israeliani. israeliani, sì, insomma, diciamo più orientali, no? Sì. Poi comunque noi abbiamo acquisito bene le loro tecniche, le abbiamo sviluppate, in questo caso la Defense Fight ha affinato tutte queste tecniche. Ok, abbiamo detto tutto, io ti lascio Diamo 30 appuntamento secondi. ai prossimi eventi che avremo qui in zona, tramite seguiteci sui social e saprete quando saremo in zona con degli eventi nostri e anche con personaggi importanti. Ok, Alessandra, tu c'hai 30 secondi se vuoi cantare qualcosa. No, cantare no, però ci tengo a dire, oltre a che potete contattarmi per qualsiasi informazione, quello che ci tengo è dire alle donne se qualora siete vittime di violenza, non nascondetevi e denunciate. Esatto. E chiedete in questo caso ad Alessandra come comportarsi, non rinchiudetevi e subite come spesso succede.
Va bene, allora ringraziamo questi due grandi combattenti. Grazie a voi. Buon lavoro, continuato su questa strada, perché da quello che ho capito in questa chiacchierata c'è anche tanta filosofia nella vostra attività che fa star bene il corpo e la mente. Ringraziamo i nostri ospiti, il maestro Enzo Di Pasquale. Grazie a Alla te, grazie a voi. prossima. E Alessandra Di Porzio, che onoriamo di Grazie. avere qui nel nostro territorio anche lei. L'appuntamento è per le prossime trasmissioni e vi salutiamo col nostro motto che state buoni se potete. Alla prossima.